pomeriggio ragazzi e ragazze. Allora, video prodotti. Allora, c'ho cose finite, cose acquistate, due recensioni e poi un gruppetto di cose che ho acquistato, provato, posso recensire e alcune cose le ho anche finite. Iniziamo con i prodotti che ho finito e che già avete visto. Prima di tutto questo ombretto mono dell'Arrogance, era il numero 09, era un arancione molto, come posso spiegare, quasi oddio, come si chiama quella cosa di Halloween, oddio, la zucca, color zucca di Halloween. Ora pulirò il contenitore, lo conservo perché può sempre servire. Poi ho finito questo smalto che era un top coat della Essence, non ricordo quale sia la linea perché non c'è scritto più niente, si è cancellato tutto. A te non è che è finito, e si è completamente addensato e non si sente più, quindi amen, lo si è tolto di mezzo. Poi, prodotti acquistati. Prima di tutto, questa adorabile borsa mi è stata regalata da mia zia, una borsa molto capiente, con i due manici così, e anche la tracollina, ha questi colori un po' particolari, cioè un marrone scuro, un beige un po' più chiaro, un po' più scuro, diverso, fucsia, blu, dietro idem fucsia e blu, qua avanti c'è questa bellissima tasca comoda, non so, MP3, sigarette, cellulare, ma non mi fiderei comunque. Si possono mettere un po' di cose, le chiavi, così subito le recuperi. Dentro si apre ovviamente con la cerniera, è molto capiente, l'ho portato anche all'università con diversi libri, ha diverse tasche, ovviamente ha le due tasche qua, io ci metto i cellulari, poi ne ha una enorme, veramente grandissima, poi ha una tasca con la cerniera, metà borsa, di media grandezza, portafoglio c'entra con tranquillità, ne ha un'altra senza tasche, uguale alla prima, e poi ovviamente quella piccolina dove, io ci metto i documenti. È molto carina, non so se di vera pelle, ma non credo, è comodissima, mi è piaciuta un sacco, l'ho usata poco, devo essere sincera, perché la cosa in pelle non ne uso durante l'estate, preferisco altro tipo di materiale come può essere la stoffa e altre cose del genere, però l'università è stata proprio bellissima. Poi ho preso un altro paio di scarpe, ovviamente sono della Sisley, non sono dell'ultima collezione, forse neanche della precedente, comunque le ho trovate in offerta negozio sotto casa di un'amica, sono delle infraditino a punta di questo verde favoloso, hanno questo dettaglio pataccoso sotto, il tacco un po' particolare, non so se si nota, e l'unica cosa che odio di queste scarpe è che sotto la cucitura non è che ti fa male al piede, ti taglia direttamente, quindi sono un pochettino noiose. E per ovviare a questo problema, non le ho ancora messe, ho comprato queste che sono dei cuscinetti per chi fa male sotto la pianta del piede, però per infradito, quindi ovviamente ho due problemi, il dolore, e spero che mi aiutino a non farmi rompere i piedi, perché veramente le ho messe due volte, la prima volta mi hanno mangiato letteralmente i piedi e le ho messe tipo inizio agosto, ora siamo a settembre, 9 settembre, e ho ancora il piede con il segno, veramente esagerato. Può essere che era la prima volta che le indossavo, però non si fa. Poi la nonna veramente l'aveva data a mia sorella, sono usciti gli ombretti mono della Chioti Spari, vi sto accecando. Allora, sono un ombretto per occhio, luce e intensità, nonna le ha dato il Lilias, dovrebbe essere un lilla. Mia sorella non lo utilizza, quindi me l'ha data a me, però veramente di questi colori ce li ho, quindi per ora lo metto da parte,
lo conservo per bene e appena mi servirà lo prenderò. È molto carino. Comunque gli ombretti della Kiotis sono, a me piacciono un sacco. Ho una palettina, i colori hanno la stessa texture, hanno la stessa durata. Ho provato diversi campioncini perché sopra la nonna c'ha comunque tutto il set per la dimostrazione. Qualche volta mi è capitato che ero sopra di ritoccare o di farmi un trucco neanche troppo veloce con quegli ombretti. Ah, mi dà fastidio all'orecchio. E hanno letto benissimo con, come base che ho usato una volta il fondotinta. Oddio, mi sento le labbra. Come avete presente quel luci da labbra un po'? Mi si era sciolto qua. Comunque, sono ottimi. Costicchiano al di sopra dei 10 euro. E sono 3 grammi. Però sono veramente favolose. La gamma di colori si sta aumentando piano piano. Prima avevano colori molto classici. Beigeolino, marroncino, oro, il nero opaco. Prima o poi devo andarmi a prendere. Ora ci hanno messo il lilla, un rosino, celestino, verdino. Il verde è bello, è un verde quasi militare, bello. Poi passiamo alle cose che ho acquistato, provato, ho pronto a recensire e ho anche finito in alcuni casi. Allora, sono passata all'OBS, per le vacanze ho comprato le salviettine, il contenitore di salviettine piccini da 10 della sciacca, non lo so. Ho preso quelle struccanti che sono queste in nero. Allora, sono 3 in 1, qua mi dice, strucca, deterge e idrata. L'odore, semplice odore di fresco pulito, delle classiche delle salviettine. Allora, mi sono trovata abbastanza bene. Sono piccine come dimensioni, cioè questo è un fazzoletto, un Kleenex. Questo è un Kleenex un po' rotto. Diciamo che la grandezza è questa. Però sono abbastanza piene di prodotto e struccano veramente bene. Il mascara, quei labbri neri forti, matite belle resistenti, trucco volo, anche la fondotinta, cipria, eccetera, le tolgono via. Io pensavo, vabbè, sono da 10, devo stare 5 giorni, me ne servirà 2 per ogni volta che mi devo struccare e li finisco. Invece no, ne ho utilizzato uno ogni volta che mi devo struccare, non avevo bisogno di riprendere un'altra salviettina. Sono andata proprio liscia, le ho finite a casa, dico tutto. Poi, queste altre due di colore diverso sono delle multiuso. Ho preso il Juice Passion, quindi alla pesca, un odore finto però bello forte, intenso, bello, mi piace. E quest'altro verde, Green Hepple, mela verde, questo ce ne sta, ce ne sono solo. L'odore di questa qua non si sente la mela, però non è fastidioso, sono rinfrescanti, ottime da tenere in borsa o in vacanza, pulisci le mani, perché ho non sopporto molto quei cosi a mucchine eccetera, hanno un odore che non digerisco, preferisco avere questi, o comunque appena posso bagno e sapone, lavare le mani con l'acqua e il sapone. No, odio quelle cose, puzzano, per me puzzano, i puzzolini mi chiamo io. Poi sono passata da acqua e sapone? Mi sembra di sì. Mi servivano i contenitori per viaggiare, allora una passata là sapevo che c'era, li avevo visti e ho comprato il set completo che ora sto cercando di prendere. Aiuto. Ok, il set che costa 4,90 euro, anche se l'ho visto più bellino sinceramente, da Profumeria La Gardenia, mi sembra di sì. Comunque si compone di un sacchetto che non è molto grande, fermi là, non dimentico. Allora, le grandezze canoniche per viaggiare in aereo dovrebbero essere 20x20, questa è 16x13, quindi se era più grande era meglio. In questo mondo portare 4 cose, fammele portare in una busta più grande. Comunque
trasparente di plastica, la chiusura qua, che mi si è rotta un paio di volte, ma poi sono riuscita a ripararla. Ma a volte il giorno prima di partire, e l'altra volta ovviamente quando l'ho riempito, perché poi io riempio a scoppiare, a parte le cose che sono contenute all'interno, ho portato il libro per le lentine, fondotinta, fondotinta correttore, un altro contenitore di questo, avevo poi due luci da labbra, il mascara. Ho chiesto a mio fidanzato ovviamente di poter mettere qualcosa nel suo, perché mi non ci trovo più niente. Se era 20x20 probabilmente ci riuscivo, ma la prossima volta che passo avanti alla profumeria alla Gardenia me lo compro l'altro set, anche soltanto per avere altri contenitori così piccini, perché sono comodi, servono. Comunque dentro c'erano due contenitori da 100 ml. Sinceramente se la facevano da 50 era meglio, due da 50, perché io ce li ho comprati da Idea Bellezza un paio di anni fa, ma costano un euro, cioè ti prego, io con 4,90 euro, tre contenitori, di cui anche uno con il caspitiello qua potrebbe servire, e due contenitori piccoli a jar, non mi conveniva. Comunque l'ho preso anche soltanto per la bustina. Vabbè, sono da 100 ml, uno ancora ci sta dello shampoo dentro che sto finendo. Comunque sono, si svitano, e dentro hanno questo pezzino che si può anche togliere. Non lo tolgo perché l'ultima volta che l'ho tolto, ecco, mi sono scheggiata l'unghia, lo smalto. Vabbè, comunque due da 100, uno più piccolino che ora c'è del balsamo e ci ho cambiato il tappino perché andrebbe questo, come si chiama, il dosatore, ci ho cambiato il tappino e ci ho messo lo smalto e il balsamo, cioè non mi serviva questo, l'ho lasciato a casa. E poi dentro c'erano due confezioni, due jar da 100 ml, 10 ml. Questa l'ho appena lavata, è ancora un pochino bagnata. Ce l'ho messa a chiamare Visa, sì. Devo risciacquare, sa ancora di alcol. Io le disinfetto ovviamente prima di metterle a posto. Quindi ce n'erano due. L'altra è ancora piena di crema deodorante. Ah, io... è carino come set, cioè ci sta, perché comunque servono. Se uno viaggia in aereo, i liquidi li devi portare comunque in contenitori piccoli all'interno della bustina. Però sta cosa che ci stanno questi due cacchiarelli grossi mi dà fastidio. Comunque andrò sicuramente a prendere quell'altro. Ok, recensioni vere e proprie. Matita della ufficio, cioè vere e proprie, nel senso quella l'avevo acquistata e non me l'avevo fatti vedere. Comunque, matita delle Ofita Skin Color, la numero P18, nero profondo. Matita nera, bella? Di più. Allora, tratto intensissimo, è veramente spettacolare. Nero, ma che più nero non si può. Non si scioglie, scrive all'interno dell'occhio, è sfumabile. Per provarla... qua a Salerno abbiamo avuto veramente i picchi, beh, come in tutta Italia, ma con una favella che te scioglieva di tutto, pure i capelli. L'ho provata, l'ho messa all'attaccatura, il modello liner, il più delle volte, quasi tutte le mantiglie con questo caldo che fanno, ti si vanno a stampare oltre la piega dell'occhio. Questa no, giuro, questa non mi si è stampata. Io ho pensato, vabbè, ora torno a casa, c'ho la doppia linea, invece no. L'ho provata a mettere sempre col caldo eccessivo all'interno, sfumata qua all'esterno, di solito che fa la caccolina quando fa caldo, caccolina nera, ti si lacrima qua, scende la goccia nera, non si è mossa, è favolosa. Peccato che la parafarmacia che dove compravo questa ha chiuso, perché ho diverse tipologie di matita delle Ofita Skin Color, ho le perlate, non mi ricordo. Comunque sono tutte diverse. E se non sbaglio, della nera c'erano due versioni. Questa è il nero classico, che a me sinceramente sembrava più un grigio fumo, quindi no. Io voglio, se ho una matita nera deve essere nera, appunto, e basta. Mi sa che ho preso troppi caffè, sono tutta accelerata. Comunque, costicchiano, mi sembra 8 euro, però ne valgono tutti. Io prima avevo una matita resistente all'acqua della Cargo,
bellissima, nera intensa, sfumabile, perfetta, però mi si stampava sempre anche quando non faceva caldo. Sempre lo scaccolino qua e la lacrimuzza di qua, invece questa non si muove. Poi è un prodotto non testato, testato contro le allergie, è una santa matita. Poi l'ultimo prodotto vi lascio sono le salviettine asciugasebo della Essence del Sun Club. Allora, queste salviettine dentro ce ne sono 50 se non erro. Dove sta scritto? 50. Allora, sono fatte, si aprono così, la confezione è simpatica, mollane e si tirano così. Su ovviamente c'è scritto Sun Club, Sun Club, Sun Club Essence e si dovrebbe, si usano da questo lato qua. Allora, non le ho trovate profumo di cocco, come quasi tutti i prodotti della Sun Club. L'unica cosa positiva, perché non le ho trovate così con potere assorbente quanto quelle altre della linea, quella per lo skin care, oppure quelle che mi sono piaciute di più, le tre che ho provato in totale, sono quelle della Kiko, perché hanno anche la cipria all'interno, quindi a parte di opacizzare e togliere il sebo, vi lasciano anche uno strato di cipria che vi aiuta ovviamente a tenere il trucco su per più tempo ancora. Comunque queste qua assorbono poco, le utilizzo, assorbe veramente pochissimo, ti lasciano comunque la pelle un pochino unta. Vabbè, basta fare schifezze. Non mi sono piaciute, in definitiva non mi sono piaciute. Le altre della linea, quella dello skin care, non le ho più trovate, mi dispiace, ma quando finiscono queste cerco di riprendermi quelle della Kiko, perché costano di più. Questo è vero, sono 100, soltanto 100 all'interno, qualità, cioè contenuto a prezzo, ovviamente convengono queste della Essence, però la salvietta è più grande, all'interno c'è anche la cipria, se uno veramente vuole vedere qualità e prezzo a questo punto, meglio quelle della Kiko. Ok, ho parlato per 17 minuti, devo andare a bere e stare di sete, ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacione. Stanotte sul cellulare mi sono vista il video di Daniele Dasermatter, non lo so pronunciare. Allora quando fa un bacio alla mamma, comunque sorvoliamo, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, bacioni a tutti e in gamba, ciao.